stanno i timidoni qua. Chi c'è? Ah no, ci stanno quegli esplosivi che avevamo lasciato prima. Non si è unito nessuno però, quanto pare. Bene, sei riuscito a trasformare la città in un prezzo gigante. E adesso? Se Serrano ha ragione, dovrei poter tornare al primo punto d'attivazione per la configurazione finale. E poi che succede? Io lavoro sulle astronavi, non sui macchinari. Non sui macchinari alieni, già. Giustamente. E di nuovo si rivola? Torniamo indietro esattamente come siamo arrivati, quindi. Questa stavolta c'è più... più sfida? O sempre ci stanno soltanto ste mine? Si possono tranquillamente evitare tutte quante. Mamma mia, eccolo Tony Stark che arriva. Bam. Mamma mia. L'ambientazione comunque è figa qui, La porta è già aperta. C'è qualcuno che mi aspetta qui? Che domanda stupida. Ok. Ah, qui è dove abbiamo avuto prima il grande scontro con un centinaio d'alieni. Ok. Ah, però c'è stava uno incastrato qui, che poi... che fine ha fatto? Forse è morto, perché abbiamo trovato le munizioni qua per terra. A una certa... è esploso dalla rabbia perché non riusciva... oltrepassa quella roccia. Ok, vabbè, no, le porte qui sono aperte. Una volta sbloccate, quindi... sono aperte. Allora, bella mummietta qui. Pensa se se diventa viva. C'è un futuro per te, per tutti noi. Lasciami in pace, Danny. Puoi rivederli tutti, Isaac. Tutti coloro che hai perso lungo il cammino. Sarà un futuro senza rimpianti. Io non ho rimpianti, Danny. In un modo o nell'altro, tutto questo avrà fine. Isaac. Stiamo a fare rosicà questo signore qui, Austin Power. Roman 4, protagonista la figlia di Tony Stark e Isaac Clarke, esatto. Munizioni? No, scarti metallici. Cioè noi stiamo andando verso la fine del... Io l'ho detto che una di quelle diventava viva. Invece due di quelle sono diventate vive. E non muoiono. Oh, morta. Vabbè no, non so così potente allora, dai. Tiè. Tiè. Aspetta che cago. Aspetta che cago. Oh, madonna che botta. No. Non ne credo un altro. What the fuck. Ma senti che macello. Ma stiamo scherzando. Ma me ne posso andare da qua? No, che t'abbassi. Ok. Ah, non li dovevo affrontare per forza. Ok. Mamma mia che situazione, oh. Però uno l'avevamo accoppato, eravamo vicini pure a ammazzarne un altro, perché
Abbiamo tirato due granate. E comunque cominciano a esserci i nemici. Cioè si vede proprio che siamo nel finale. Qui stanno pure i soldati. Che ovviamente non pensano ai mostri giganti dietro di loro, no? Sparano a me. Guarda lui! E mi tirano le granate. Ma pensa all'alieno! Idiota! Ecco, te sta bene. L'abbiamo chiamato il cheat, il cheater. Eccolo, eccolo. Manco muore. Ah, ho capito. I mostri giganti qui sopra non ci salgono. Se io scendo qui, sì. Vero? Esatto. Ma se io faccio qualche passetto indietro... No, viene lo stesso. Certo, ne ho ammazzato uno, me ne fai arrivare un altro. Ciao. Ma quindi non dobbiamo mai affrontarli, mi sa, questi. Io sto spreca colpi. Mi sa che forse mi conviene andare dritto, sempre dritto, e sparare soltanto quando è necessario, perché sennò col boss finale non so come, con che gli spariamo poi. Ah, dobbiamo rifare la forma qui. Oh, no. Uno dietro, nessuno? Wow. Sono rimasto sorpreso. Allora, apriamo prima questa qui. Forse ci stanno soltanto le munizioni o qualcosa dentro. Quindi sono tutti verso l'esterno. Quindi più o meno è questo, no? No, così. Più o meno. Però non si apre. Incredibile, vero? Questo è uno dei molti condotti che portano al cuore del mondo. Io lo chiamo Promenade. Senza... I monoliti sull'altopiano serviranno a questo. Restando sull'area speciale a forma di disco, sul pavimento, ho scoperto di poter usare il modulo cinetico con maggiore efficacia per manipolarli. I due geroglifici sulla parete dietro di me indicano che una configurazione aprirà. L'altra attiverà le macchine. Una volta aperte, eseguite le note delle difficile. Sarà necessario tornare qui per l'ultimo passaggio. Ma fa così, eh. Ma fa quest'altro. Ale. Denick, quello? So che
credi di agire per il meglio, Isaac, ma ti sbagli di grosso. Devi lasciare che disattivi la macchina. I miei rinforzi sono arrivati. Con una bella sorpresa. I rinforzi con una bella sorpresa. Nemesis. Agli tagli. Io me ne vado. Ciao. È qua, no? Fermi. Che me ne devo andare via. E si alza in volo. Vabbè, con un tempismo perfetto comunque. Cosa? Come è viva? Ma com'è possibile? Dovrei trovarmi. No, ti sbagli. Sei diretto alla macchina. E quando ci arriverai sarò là ad aspettarti. No, stanno pure qua dietro. Beh, capito, detective, cioè, veramente. Questa si è salvata un sacco di volte, ma questa... Cioè, tutte volte che ci vedono sta, ma stavolta no. Oh. È arrivata la squadra speciale sua? The Danic? Un colpo in testa e vanno giù, questi sono umani. Che era, oh? Ma veramente la gente spara a me? Con lanciarazzi poi mi sta a sparare. Senti, me ne frega niente, io me ne vado. Mi chiamo Franco, me ne vado perché sto stanco. Dali guanti poi. Mamma mia, no, come non è morto? Mo sì però. Stati alla granata. Ok. Allora qui adesso noi dovremmo andare di qua. Ok, anche questa è sbloccata. Ok, e adesso? Tre ricettacoli, tre statue, tre simboli. Qual è l'ultimo passo? Ok. Tre statue ci abbiamo. Ognuna con un simbolo diverso. Ah. Aspetta, forse ho capito. Sì. Quella. Questa qui. Dobbiamo andare a prendere gli altri pezzi. Ovviamente sarà pieno di gente adesso, anche se qui ci siamo... Non posso passare? Ah. Sto muretto l'hanno messo adesso così. Allora forse dobbiamo fare tutto sempre con lo stesso. Quindi questo... Eh no, proprio questo è... C'ha sto simbolo. Io dovrei poter arrivare... Dove stanno le altre statue, no? Perché qua non mi fa passare? Poi, qual è la difficoltà di fare questo passo qui?
Il simbolo che, che potevamo spostarlo l'hanno messo dietro. Non so se vi rendete conto della cosa. Quanto bastarda sia. Ah, ci stanno i nemici kamikaze anche umani adesso. Anche questi arrivano da una parte e dall'altra. Che è? Una granata? Oh, oh. E basta, mamma mia, oh. Ancora con le granate. Oh. Mi stanno a levare tutta la vita questi, raga. Tutta la vita. Questo sarebbe un terminale. Qui abbiamo un altro oggetto. Allora, facciamo prima il terminale. Vediamo se possiamo comprare qualcosa. Ah, abbiamo pure un nuovo potenziamento. Allora, questo va qua sotto, no? Per adesso non lo attivo, perché attivandolo potrei attivare un trigger e quindi far arrivare altri nemici. Quindi già, siccome già so che tanto non è finita qui, non me la fanno fa tranquillamente. Forse riesco a fregare il gioco. Quindi li metto tutti e due contemporaneamente questi. Così facciamo tutto da qui. Guarda, mi rimetto pure la barriera qua. Ecco, guarda, perfetto. Allora, quindi dicevamo, l'uno girato di qua, questo, a sinistra, e l'altro che abbiamo tirato si è inserito da solo. Allora, Carver, si è aperta la porta. Dobbiamo essere vicini al centro di controllo del Codex. Abbiamo fatto tutto quello che diceva Serrano. Io entro. Siamo dentro la macchina. Nel cuore della macchina. Astasi. No, arrampicata. Sottolineiamo infamia. L'ultima parola che hai scritto, detective. Proprio una bella sottolineatura adesso. Ah, è diventato Crash Bandicoot adesso. È un platforming. Stanno pure gli ingranaggi che girano. Poi queste fasi qua sempre con... No, sono sbagliato. Queste fasi qua sempre con la stessa musica ce le fanno fa. No, la sto rischia tantissimo. Ok, non mi uccide istantaneo, però meno male. Pensavo che cadeva e dovevo rifare tutto da capo. Fatta, no? Siamo arrivati. Ricordi brutti Crash Bandicoot. È Carver questo? Aspetta, fammi via sta robetta prima di andare. Ellie! Isaac, non farlo. Non lo ascolti.
cosa è in gioco. Vediamo di calmarci tutti, ok? Dedica. Dammi il codex! O la ucciderò! No! Isaac, che stai facendo? Hai una seconda occasione. Se disattiva la macchina, siamo tutti morti. Lei, noi, tutti. Non devi cedere, Isaac. C'è più di una soluzione. Voi andate, tornate allo spazio terrestre e ditegli cosa abbiamo trovato. Io resto, non ho altro. Non puoi fermarlo, Carl. Non senza di me. Sono il distruttore del mondo. Isaac! Ho voltato le spalle al mondo perché avevo paura di ciò che andava fatto. Danny, ora non ho più paura. Là c'è una navetta. Prenderla e tornare a casa. Capitolo finale.